La giornata inaugurale, o meglio l'inaugurazione ufficiale del Match Talent, seconda edizione presso la Bola di Mister Bianco. Giuseppe Platania, capitano del Catania Beach Soccer, presente anche nella giornata inaugurale di questo torneo importante che un po' si avvicina al beach perché comunque si gioca in maniera ridotta. Non è un calcio a 11, è un calcio a 7, però le atmosfere sono quelle proprio quasi dal beach. Sì, diciamo che il calcio alla fine è uno sport unico, o a 5, a 7, a 11, ha tutte delle similitudini che possono dare quelle sensazioni che viviamo tutti i giorni fin da bambino, che riusciamo ad esaudire dei sogni e ci hanno la possibilità di esprimersi a qualunque livello, in qualunque categoria. Beach Soccer che partirà tra non molto, una stagione impegnativa, pronti eventualmente per essere sicuramente una squadra super vincente. Pronti lo siamo già, diciamo che da noi, da buon catanese, siamo nati pronti. Diciamo che è da qualche anno che riusciamo ad avere, a conquistare sempre le finali e non conquistarle. Quest'anno siamo attrezzati ancora di più, il presidente ha fatto moltissimi sacrifici, abbiamo potenziato l'organico, abbiamo potenziato lo staff, siamo pronti, manca poco, impegni non mancano e speriamo che sia di buon auspicio vincere qualcosa finalmente. Santo Palma, direttore sportivo del Catania Beach Soccer, vicino comunque ad una importante manifestazione che è il Match Talent. Sì, un bellissimo torneo dove tanti ragazzi catanesi si sfidano e noi siamo presenti, come in tutte le belle manifestazioni del resto. Tra l'altro in prospettiva nella vostra Beach Arena c'è anche un'idea di un Beach Talent. Sì, stiamo lavorando insieme a Francesco per realizzare il primo torneo di Beach Talent all'interno della nostra arena e sicuramente riusciremo anche in questo progetto, anche perché sia Francesco che il Catania Beach Soccer, quando in testa si mettono dei progetti in genere, riescono sempre a realizzarli e sono sicuro che riusciremo. Una struttura, una location importante, una Beach Arena che sicuramente vedrà in scena grandissimi personaggi legati appunto al mondo del beach soccer. Sì, assolutamente sì, diciamo con quello che poi sarà l'apice, con la Coppa Campioni che si terrà nel nostro bellissimo Domus Bet Arena dal 3 all'8 giugno, anzi rivolgo un invito a tutti gli sportivi catanesi ad essere presenti, ad assistere veramente a qualcosa di straordinario, perché chi ama il gioco spettacolare, chi ama la acrobazia, chi ama i gesti atletici non può non essere presente in quelle date nel nostro bellissimo Domus Bet a Beach Arena. Non c'è paradiso senza il tuo viso, non c'è perdono senza peccato. All'inaugurazione del Match Talent 2014, prossimamente, che partirà lunedì, abbiamo una cantante, perché non poteva mancare il lato artistico di questo evento importante. La musica, che è il lato artistico, è anche un gioco di squadra, anche questo, lo dicevo poc'anzi, lo ripeto adesso, perché per far sì che una canzone sia bella, che piaccia, a parte che deve nascere dal cuore, poi c'è una lavorazione tutta dietro di, diciamo, artistica, no? Di arrangiatore, autore del testo, autore della musica e quant'altro. Quindi eccoci qua a presentare anche il mio brano, Balsamo Divino, e sono felice di avermi ospitata. Valentina Recupero, alias una Michael Jackson tutta al femminile, all'interno di una inaugurazione dedicata al calcio, un po' fuori rispetto alla tua normale possibilità di apparire in un momento di spettacolo, però credo che comunque sia sempre un modo per far vedere il tuo personaggio legato ad un nome assolutamente straordinario che è stato Michael Jackson. Sì, assolutamente. Intanto buonasera a tutti i telespettatori di Sesta Rete. Michael Jackson comunque credo che leghi un po' tutto quello che è il gioco, perché anche il calcio è un gioco e quindi amava tantissimo questo sport.
Da dove nasce la tua passione per Michael Jackson? Beh, io avevo 3 anni, mia mamma stava facendo le pulizie di casa e nel momento di pausa c'era la TV accesa, sintonizzata su canale 5, e mia madre prese il telecomando, cambiò canale e lo mise in un programma, in un canale locale, dove allora passava la trasmissione dove andavano in onda videoclip di quel tempo, quindi stiamo parlando fine anni 80, e proprio in quel momento andava in onda il videoclip Bad, vidi l'ultima parte del videoclip. È stata una folgorazione. Assolutamente, amore a prima vista e a primo ascolto. Essendo così piccola lo ritenni uno dei tanti personaggi della Walt Disney, quindi sono cresciuta con questa idea finché poi è diventato qualcosa che si chiama amore. Let's dance. Dove vuole arrivare Valentina con questa immagine di Michael Jackson? Beh, io non ho dei traguardi ben precisi. La mia missione è quello di far conoscere anche questo mito a chi non conosceva, magari conosceva solamente il nome di questa leggenda, e farlo rivivere anche attraverso, insomma, il ballo, i costumi e tutto quello comunque che rappresentava Michael Jackson nell'arte. Siamo con Fabrizio Bruno, il rappresentante della Bola, che ospiterà questa seconda edizione del Match Talent. Sì, buonasera a tutti, siamo pronti per l'inizio del torneo, che avrà appunto il suo inizio lunedì. Sono tantissime squadre, speriamo di vivere intensamente questo torneo. Tra l'altro sottolineiamo una cosa importante: questa è una struttura dove c'è anche una bellissima tribuna, quindi si può seguire con una certa intensità il tutto. Certo, appunto invitiamo anche i sostenitori delle squadre ad assistere alle partite con calore, sicuramente con trasporto, e invitiamo tutti alle prossime partite. Vogliamo ricordare l'indirizzo? Sì, allora il campo sportivo La Bola si trova in via dell'Atleta numero 4, Mister Bianco. Match Talent, seconda edizione, si chiude la puntata della domenica, tra l'altro inserita nello spazio di penalty. Match Talent che partirà naturalmente lunedì a partire dalle 20.30 presso La Bola di Mister Bianco. Vi ricordo che questa è una trasmissione che potrete seguire qui su Sesta Rete il sabato e la domenica a partire dalle 15.40 e la replica alle 20. La replica della domenica all'interno di penalty.